Assessore Capone, grazie al turismo e alla cultura in Puglia cresce il PIL e l'iniziativa di oggi ne è la testimonianza più eloquente. Certo, sono convinta che la cultura e il turismo sempre di più debbano rappresentare asset fondamentali anche in questo territorio. Il mare, un entroterra fantastico fatto di agricoltura ed agroindustria, anch'esse tirano, anche l'agroindustria tira, però anche cultura e turismo, che significa valorizzazione però dei beni culturali che ci sono. Noi siamo pieni di un patrimonio archeologico diffuso che però ancora è troppo poco conosciuto, troppo poco valorizzato, non vogliamo promuoverlo. Vogliamo che da questo scaturisca lavoro e oggettivamente per dare una prospettiva ai giovani bisogna investire molto, moltissimo proprio su queste attività, oltre che sulla ricerca e sull'innovazione, diciamo, e su tutto l'indotto che è collegato al turismo e alla cultura. Sono imprese, sono strutture ricettive, sono eventi e anche attività di promozione, sono infrastrutture, sono attività che vanno messe insieme, tenute insieme per fare di questo territorio un territorio che continui ad essere attraente.